attraverso l'ammirazione che io ho avuto per quest'uomo, attraverso l'ammirazione e l'affetto che mi ha legato a questo genere di repertorio, che ha dato vita a un filone che non è finito ancora, continua ancora. Guardate fino a che punto la passione per la sua arte gli faceva vedere teatro dappertutto. Nel salone da pranzo, oggi affittato come ufficio, così fece affrescare il soffitto, con una tavolata di maschere d'ogni regione d'Italia, invitate da Ciuscia Mucca per festeggiare il suo ingresso di maschera tra le maschere. Ed ecco Pulcinella, ladro di una bottiglia di vino. In fondo aveva ragione. Il successo era stato grosso, tanto che lui volle immortalarlo anche sul Fortuna. La fortuna bendata guida verso la gloria Don Feliciello, mostrando con orgoglio la maschera della commedia. Questa è la facciata del teatro. Sì. Questi sono i due botteghini, sì. Le due porte per entrare in platea, e questa scala portava ai palchi. Okay. Questo questo comunica con il palcoscenico e dava la possibilità agli attori di prendere una boccata d'aria tra una scena e l'altra, eppure non sovraffacciarsi e invitare il pubblico. Tra i monitori. Comprato, lì a vedere lo spettacolo, è bello, entrate. E questa era la strada principale. E questa è la strada principale, che allora era Piazza Castello, e ancora qualche vecchio napoletano c'è la Piazza Castello. Che non c'è più. Ma adesso è Piazza Municipio. Ah, il modellino fa vedere anche l'interno. Ti voglio mostrare perché questo è particolare, guarda, in quanto è stato fatto anche l'interno, lo spacco, cioè vedi. È una cosa carcerata. Questa è la porta del palcoscenico che dava su, che dava su questo vicolo, ah, questo vicolo che portava fuori alla piazza. Sì. Qui si radunavano, si riunivano gli attori tra uno spettacolo e l'altro, come ho recitato io. Uno era Orfeo, la ferrovia, un teatrino scottissimo, figurati che c'era un impresario per cacciare via il pubblico, scacciando da una presentazione all'altra, di ingresso continuo, pigliava la pompa dei pompieri, marcava il pubblico e dice uscite, andate via. Però non andava mai via. Mai via. E al Rossini, allora Rossini oggi reale, che è un poco fotografo, un palcoscenico. Mettili in faccia Edoardo. E sai perché io... Aspetta che si arrampichi lui. Bravo, diciamo, continuo. Un po' la caratteristica della mia recitazione. Perché proprio a Rossini, un camerino scavato nella montagna, quindi umido, io ci avevo le mie camicie. Okay, bravissimo. Cambiate, ero costretto a fare due o tre spettacoli, mettere sempre addosso dei panni sbagnati. E quindi mi andò via la voce. Questa piccola. Avevo un'altra voce. Senza superbi, posso dire che allora da giovane potevo cantare pure da soprano, perché avevo una voce squillante.